Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Di Nuovo Piove, a giocare con l'Impero Britannico. Andiamo sempre meglio, facciamo ben 130 dal trade. Con tutti questi soldi stiamo costruendo manifattura a stecca. Andiamole a vedere. Come vedete, in Gran Bretagna ne abbiamo fatte già un bel po', ma ne abbiamo altre da fare molto interessanti. Abbiamo fatto lo sviluppo esattamente nei punti dove ci interessa, quindi riempiremo la Gran Bretagna delle manifatture perché dobbiamo fare una missione importantissima, che è questa qua. Early Industry è fortissima. Ci hanno fatto una colonia gli spagnoli? No, quindi devo andare qui. Mi sono sbagliato. Mi voglio prendere il canale cioè de Panama, ragazzi. Quindi prendo tutto qua. Faccio un bordello, me ne frego tutto. E intanto stiamo anche facendo l'Australia. Già avevo detto, me sa. Eccoci qui. La Danimarca, appena si può attaccare, la attacchiamo. Me sa che gli devo rifar claim, però. Sì, gli devo rifar claim. Ok. Dobbiamo rifare claim e vorrei prendere il resto della penisola, dello Jutland e magari anche Copenaghen. Qui il prezzo della carta aumenta, ottimo, ottimo. Ricordiamoci che queste cose non influiscono solo su chi sblocca l'evento, ma in realtà su tutti. Qui col Conquistador sto scoprendo tutta l'Australia, anche se ci metterò 30 anni a arrivare laggiù, va benissimo. Mantenimento dei mercenari scontato, chi se ne frega, c'ho solo una compagnia. Quello non è che sia molto interessante. Il Messico intanto sta strillando, si sta facendo tutti i gore. 1, 2, 3, 4, 5, tutta sta striscia qua. Questi qua, insomma, piano piano sta risolvendo il problema della sovraestensione. Intanto posso cogliere l'occasione per attaccare gli Uroni. Ok, vediamo se Sasquan e Chok, chi arriva? Idusca ora. No. Obigio invece? Peoria. No, non è worth mettere nessuno di questi. Ok, mi serve questo diplomatico e dichiariamo guerra agli Uroni. Prendiamo un generale, Frederick Cumberland. O Cumberbatch. Ok, no, no. Ok, Cumberland. Senti, però andiamo prima da quelli che posso ammazzare subito. Ok, ricomincia la guerra in Nord America. Come finisce mai, ragazzi? In Australia siamo quasi arrivati. Si urla. Qui abbiamo preso un bel po' di roba interessante, ma probabilmente il mercante è ancora lontano. Questo Indonesia 07 English Company of Moluccas. Qui piano piano. Se prendo Ternate ce la facciamo. Se prendo Ternate ce la facciamo. Io gli vado a occupare il porto giusto per dar fastidio. 400 euro arrivati da Messico. Questi ragazzi sono veramente, veramente oppisti i bonus. A Lotian c'era una risorsa buona, se non sbaglio. Sì, Rodolone. Quindi dobbiamo continuare a fare manifatture nei posti sexy. Early Industry, non ho più letto che cosa fa. Early Industry, appena lo finiremo, prendiamo intanto 12, no, che è 6, 12, 18, 24 di sviluppo. Production and Manpower, quindi pure fatto bene, ragazzi. E 4 province prendono 15 goods produced fino alla fine della partita. In più, il coal sarà disponibile appena faccio le manifatture e tech 23, quindi prima del previsto, se no devi arrivare fino all'illuminismo. Quindi noi faremo il coal prima di tutti quanti nel mondo. Scopriremo la macchina a vapore praticamente, come è andata storicamente in realtà, ragazzi. Scopriamo la macchina a vapore e gli facciamo un casino. Ok, qui ad Argyll dobbiamo fare la cosa, ma a Ayrshire no. Arrivato un tesoriere, tasse, costa la metà. Tasse, che merda. Certo, meglio di stabilire di costa e motivaia. E lo posso fare evolve. Quindi in realtà non è una merda manco per niente. È caduta Viangar. E ha vinto i Bramani, va bene. Senti, altre cose che si possono fare qui. Oh, questi abbiamo già fatti cascare, con questi cannoni si vola, eh. Qui, Bergenhaus, ok, e tutta sta roba sta. Ok, posso riattivare le cose dei subject. Vediamo se ci hanno ripensato. Ok, l'anglicanesimo si sta a spargere. No, no, è cattolico. No, ho detto, ma questo è di maglia. No, questi sono gli Izza in realtà. Ok, mi mancano questi ultimi due core, abbiamo fatto. Oh, stiamo quasi al massimo dei governi incapaci, eh. Ancora non ho mai fatto le cart house, non me ne frega nulla.
Oh, Gorontalo Yamdena, sono due province buone. No, però voglio fare manifatture, ragazzi. Mi convengono di più. Poi ci vuole assai, quindi prima che comincio meglio è. Guardate quante manifatture sto a fare. Oh, raga, guardate quante manifatture sto a fare. Uno di innovativeness. E qui, niente, niente, non si può chiudere qui. Non si può chiudere qui. Come va? A Church Power? Altri 700? Ragazzi, comunque è troppo brutta sta cosa. Te pompi tutta la nazione, si urla e poi ci pensiamo. Vediamo un po'. Altre... Eccola qui. Eccola qui, un'altra buona. Ok. E senti, per le prossime vado direttamente sul menu. Faccio così. Ma le manifatture sui clubs? No, ancora non posso. Ok, però ho altre manifatture tessili. Massachusetts, Moria, andiamo a ammazzare i belli. Wilkinine, ok, ho ammazzato questi, mo dove stanno i nemici? Mamma mia, vabbè, ho Bidjue, ci stanno andando a questi. Inu. Qui non mi serve. Perfetto, devo buttare fuori questi però, scusate. I Sasquane Shock se ne vanno, mi danno il trade e se ne vanno, tiè. Bandiera black, tiè. Oh, perdonami tradition, ok, va bene, andiamo a cercare manifatture sexy. Ok, quella tessile. Ma mi sa che io non c'ho più un cazzo da fa. Cioè, perché mi sa che mo non c'ho più la tech. 14. I cristalloni, 16. Questo? Oh, questo posso farlo, guida. Quindi pure i coloranti li posso fare. Va bene, qualche altra cosina ci sta. Senti, ma se ammazzi i contadini prima di andare da Inno. Ok. Qui a Ubigio forse prendiamo la provincia. C'ho due vassalli inutili che so guamare in altro ancora. Novgorod ci manda i pirati, vabbè, adesso già si sa. Finalmente siamo arrivati. Conquest contro Majapahit, ragazzi. Va bene. Posso fare una religious action. Ah, proprio me l'ho scordato di fare questo. Catholic Anglican, vai. Me l'ho scordato di mettermi missionaire. Quindi come faccio prima tutto il Canada e tutta la Louisiana e poi passiamo a fare tipo l'East Coast tutta insieme. Una agendona. Proposta del clero, Hampshire 3D sviluppo, forte inutile o do? Do che cos'è? Do. Ok, il centro Africa, devo farci più 3 company. Questa va benissimo, anche se non sembra. Posso finalmente fare il Parlamento, mi sembra che sono tipo 30 anni che non sto a fare il Parlamento, raga. Tolerance of the Heretics? No, che me frega. Scusa, ma qui una provincia prende 10% development cost in meno, è permanente? Mazza. Mamma mia, un inquisitore 75% in meno. Mamma mia, un altro missione. Ma guarda qui, guarda questo del burger. Un mercante 5 3 power abroad, 20% di trade range. Vabbè, questo dei burger, famoso questo dei burger. No, no, zero di legittimità. Uno di prestigio. Due di influenza ai nobili. Uno punti diplomatici. Tre amministrativi. Tre punti amministrativi. Tre punti amministrativi. Oh, mazza. Mazza, oh, e meno uno di riforma del governo. Niente, meno uno dei print impressi in una provincia. Perfetto, ma io ho un mercante in più e della roba bestiale per il trade. Sto mercante in più, mo vediamo dove metterlo. È temporaneo il mercante, ovviamente. Senti, ma Mianjin era l'ultimo? No, c'è pure Yanhua. Chi è Yanhua? Ah, è quello separato. No, ok, quello lo ignoro allora. Facciamo questo, me dai sta provincia, tutte esposti, non gliene frega niente, infatti, vedi? Un reparation, tiè, vedi? Si è spostato e chi se ne frega. Ok, quindi questo può atterrare qui. Mo sarebbe da continuare le guerre contro gnogna. Se sono spostati dell'Inland, hanno capito tutto. Gli gnogna, purtroppo non li possiamo attaccare.
E allora, ragazzi, è arrivato il momento. Ternate. Scusa, tu sali sulla nave. Mi sposti. Ok, è finito. 58 power. Ok, queste due province appena finiranno si fonda l'Australia. Posso fare un'altra cosa? Che cos'è? Oh, amministrare technology. Intanto, dove posso mettere il trader? Qui posso metterlo a pompare. Qui già ce l'ho messo. Panama, Messico, Louisiana. Pompiamo da Panama. Ma tanto è inutile che pompo a Panama, ragazzi. Ecco, pompiamo da Louisiana, che mo stanno a mandare verso gli indiani. E poi tanto ritorna a me. Vabbè, Orazio Button va là. Siccome non è un mercante importante, lo posso pure mettere in un posto secondario. In più, industria tessile ad Armor. Ok, sono arrivati i ribelli. Senti, ma quando finisce questo? L'anno prossimo? Magari sarebbe prima da fare la printing press? Dove sta sto ragazzo? Eccolo. Quindi, Ternate e Maguindao. Chi è Maguindao? Dove sta Maguindao? Ah, io nelle Filippine. No! Ok, quindi shot diplomatici. Intanto un diplomatico lo mettiamo anche sotto i dore, che non posso attaccarlo se... Quindi cominciamo a fregare pure le Filippine. Vabbè, why not. Cristallo, workshopone, vai. Mi rimangono veramente poche manifatture sexy. Francia, spy network, chi se ne frega. Mamma mia, ragazzi, la roba che sto facendo. Sto facendo un sacco di roba. Un'altra roba qui. Non mi serve quello. Ma perché non cominciamo a abbassare un pochino la governing capacity? Tanto è gratis. Ok. Quindi 8 giorni. Ragazzi, ma sto giocando tutta a velocità 3, eh. Non so se vi dà fastidio, ma c'ho troppa roba da gestire. Quindi qui ammazziamo tutti e pure la flotta. Ternate a Tidore ci stanno i Globes, quindi qui sono biggest money queste province. Ok, one shot all'esercito di Ternate. Siamo a luglio, Poi qua dovrei attaccare qualcuno in West Africa, soprattutto Nupe, così non c'hanno nessuno. A meno che il Portogallo non cammina da qua e arriva in Timbuktu, è tutto mio. Maria Tudor ancora sta così. Succession. Mamma mia, mamma mia. Se gli prendo in colpa Maria. Che te piace un colpo. Niente, però non succederà mai, ragazzi. Non vogliamo, non possiamo sognare così tanto. Dobbiamo ora. Calcola che se muore Maria e si prende la corona sul Portogallo, te devi iscrivere al canale. Quindi per forza così, sei obbligato. Non c'è poi fa niente, è il destino. Quindi claim su Copenhagen, così per futuro già state impicciati. Intanto andiamo qua, Tidore, e ci facciamo la spiona. Tiè, ho sempre Manzi qui, Ok. Ma pure su Tech Diplo? No, a Tech Diplo allora non la faccio. Posso abbassare l'inflation? No, mazza, c'ho zero di inflazione, com'è? Ternate, gli stiamo a fare un casino. Body scan, oddio. Body scan a persone, oddio. Tiè. Innus risposta. Senti, qui chi mancava? Obigue, non c'è andato nessuno. Ammazza Obigue, cacca. Uroni, fammi vedere giusto per sognare. Voglio per tutta sta parte qua fino alla costa nord del Canada. Ragazzi, qui agli uroni gli famo piagne, Gli famo piagne. Mamma mia. Mamma mia, anzi. 130 di sovraestensione. Vabbè, chi se ne frega, tanto... tanto fanno cagare gli indiani, intanto fanno la coalizione. Mazza, il Messico come sta impicciato, chi corre ancora? Niente, questi gli posso attaccare. Quelli non muoiono. Qui si sta volando, Che è qua? Ah, cacao!
cacao, ragazzi, 40, cioè così tanto vale il cacao. Eccola la Blackwall, ragazzi, la nostra nave ammiraglia. Si urla, siamo quasi pronti per attaccare la Danimarca. Appena finisce la tregua, mo andiamo subito qui da Maguindao. Famo pure un altro. Che è qua? Oddio, tributario di Maguindao. Non voglio un tributario, quindi famo una spia qua prima che si chiude la guerra con Maguindao. Dobbiamo attaccare Butuan. Altrimenti quello ci arriva un tributario completamente inutile, che poi manco possiamo averlo il tributario. In realtà ma ti arriva lo stesso, è un vassallo che non serve a niente il tributario se non sei asiatico. Ok, tu vieni qui, attacchiamo Maguindao. 5 novembre. Sì, però qui arrivo Max. Senti, dov'è che devo costruire ancora? Ok, qui abbiamo Perth. Ok. Poi Perth, però Perth perché non si è sbloccato l'edificio? A 20. Ok, quindi rifacciamo local dev. Lo portiamo a 20, Perth. Aia, aia. Non devo sgravare così tanto. Ce la farò a rifare sta tech con l'ingo di Ignis. C'ho 2 mesi. Eccola. Ok, fammi vedere. Ma quando finirà la nuova Divness? 78 days, ok. Allora, Colonia Caribbean è del Portogallo. Colonia La Plata è del Portogallo. Allora, in realtà Colonia Caribbean è del Portogallo, non è vero, in realtà era mio, ma noi siamo anglicani, quindi il Papa è stronzo. E eccoci qui ragazzi. Ci fa il tranello, ci toglie i diritti sui nostri territori. Ma a noi non ce ne frega un cazzo. E quindi questo viene qui, scende. 800, comunque potevo fare i mercati qui. No, in realtà aperta ancora non lo posso fare. Su Winston Wayne, ok. Gwynedd. Ok, quindi qui 2 mercatoni. 1 e 2. Aperta manca ancora. Palu, vabbè, senti, famo dappertutto. Ok. Mo' io vado a costruire tutti i mercati a Cuba, calcola. Io vado a costruire tutti i mercati a Cuba, a Trench. Ok, stiamo attaccando gli Obidjuwe, quindi mo questi usciranno dalla guerra. Gennaio, gennaione, ok, gennaione, quindi qui facciamo 8,44, 4 di Nova Deepness, cioè abbiamo 95 ragazzi, 95 di Nova Deepness, ricordiamoci che l'Innova Deepness è da 10% di All Power Cost, che insieme al Development Cost, praticamente su ogni provincia ti abbassa del 20% il costo per lo sviluppo, poi ci stanno i burger, il rinascimento, la corona britannica, la prosperità, cioè guarda qui quanto costa in meno la roba, cioè pure su una palude costa 30, su una palude. No. Questo che cos'è? 110, un'altra botta del mercantilismo. Mamma mia, sì. Mamma mia, sì, quanto è rotta lì nell'anglicanesimo, è proprio rotto, calcola. René. E poi, qua, i coloranti, e poi basta, mi sa che ho finito le manifatture sexy. Cioè, raga, ho finito le manifatture sexy. Cioè, ma te stai rendendo conto? Ma vediamo l'Australia a sta puntata oppure no? Oppure passa un'altra puntata? Ragazzi, ma quanto ci sto a mettere a giocare? Ma no, passa un'altra puntata, ragazzi, stiamo andando lenti, eh? E vabbè, ma chi va piano va sempre e va lontano. Che navi so? Chissà se ce la farò a ammazzarli questi. Mezzo di prestigio all'anno. Senti, ma come sta messo qui? Va bene? Workshopping, no? Volevo fare qualche altra carta usona. Ok, ah, i mercati a Cuba devo fare. Mamma mia, la roba che devo fare. Senti, ma burger, sogniamo, sogniamo. Dove stanno i burger? Indebted con i burgers, 3000 ragazzi. Ragazzi, boom boom, eh. Molto bene ragazzi, molto bene, il mercato su tutto Cuba e questo ci deve mandare tutto a casa. Poi uno va bene. Ok,
Ma cosa sarebbe da fare i mercati proprio dappertutto, senza vergogna, senza alcuna paura, cacca? Fammi i mercati dappertutto. Ok, mercati dappertutto, senza senso, cacca. Senza senso. Mercati dappertutto. Tutta Cuba, io ho fatto una trench dei mercati, ragazzi, assurda. Anglicani. Questo no. Questo no. Questo sì. Ok, yeah. Come stanno messi qua? Ok, qua qualche altro anglicano è comparso. In Canada stanno impicciati. In Canada non c'è nessuno. Holland, Caoglia. Chi è Caoglia? Oh, confina con me. Confina con me. Wiji Yen, chi sono i Wiji Yen? Ragazzi, c'ho la trip power. Devo aspettare che mi tolgono la trip power, sti ragazzi. Allora, i punti diplo non li uso proprio. O Portugal ha dichiarato guerra ai Mapuche. I Mapuche, se non sbaglio, sono quelli che stanno qua. Sì, 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 questo me lo ricordo. La vittoria 3 che ci ho giocato, ma non è che mi sia molto piaciuto. Sicuramente devo diventare più sexy quando uscirà il 24esimo DLC. Ok, a Manado. A Manado non si può fare niente, eh? Niente, sì. Vabbè, guarda, a te va bene. Qua io sto a bloccare porto a questi. Un'altra trench del workshop? No, non c'è. Vai, vai, fai i cart house dappertutto. Ok. Ricordiamoci, sarebbe pure da fare qualche cart house ai nostri ragazzi qui. No, nessun favore. Va bene. Va bene, ragazzi. Eccolo qui, Euroni. Un'altra provincia presa. Caoglia c'ha Tortor Trade. Quindi Caoglia vuole morire. Caoglia ha deciso di morire. Allora, questo torna nell'East Coast. Questi invece vanno a Caoglia. Algonquin. Questi saranno inglobati nei miei territori. 10% di sconto alla tech militare, ragazzi. Attenzione. Oh, ma Ubigue? Niente, eh? Vabbè, senti, vediamo se gli uroni già si arrendono. Niente. Queste province, però, se le dai alla Gran Bretagna, magari. Ok, yeah. Magari le posso prendere. Ok, quindi niente. Quanto manca? Una cifra. Perché se Ubigue non perde, Ubigue è tutto. La guerra si svolge ad Ubigue, calcola. Qui per Butuan manca ancora. Senti, ma Butuan, Madias e Tondo. Ok, e le Filippine sono mie, insomma. Le Filippine sono mie, boom boom. Oh, ma gli Apaci sono grossi. Non so, territori non colonizzati, in realtà sono gli Apaci quelli. Stanno nascosti col colore del fondo del territorio. Potevano stare ovunque, calcola, se mi mimetizzavano come nella realtà. Come nella realtà, chi li vedi, gli indiani? Allora, qui ammazziamo tutti i ribelli. Qualcuno ovviamente non ce la facciamo, ma chi se ne frega, niente, eh? Ok, tiè, perfetto, un po' amo fermati. Vediamo qualche altra manifattura potente il mese prossimo. Bigio è impossibile, cacco. È impossibile, impossibile. Punto più forte del mondo. I colori, tiè. Bonni. Ok, perfetto. Chi è? 10 di Army Tradition, un po' di manpower. Army Tradition è molto meglio. Chi è che sta rende? Oh, Ternate e Maguindao. Ma non funziona. Non funziona, sì, non funziona. Va bene, io con questo, ragazzi, vi saluto. Vediamo questa roba nella prossima puntata. Intanto i Ming sono esplosi e gli ottomani sono sempre più grandi. Hanno pure probabilmente ammazzato qualcosa qui, perché stanno in guerra con la Persia da 300 anni, credo. O forse sono io che sto andando lento, però, beh, insomma. Vediamo come va nelle prossime puntate, ragazzi. Intanto la nostra nazione sta andando a trench. Di roba finita abbiamo già 8 manifatture, ma altre stanno in produzione. Andiamo a vederle. Guarda qui la roba che stiamo a costruire.
Mamma mia, ragazzi, quanto è rotta l'Inghilterra. Vabbè, comunque, ci vediamo alla prossima puntata e a presto.